Secondo un inquilino della casa del Grande Fratello, una concorrente starebbe cercando di copiare il precedente percorso televisivo di Beatrice Luzzi, ecco di chi si tratta. Secondo Luca Calvani, il percorso di Jessica Morlacchi nella casa del Grande Fratello strizza l'occhio a Beatrice Luzzi, attuale opinionista del reality show al fianco di Cesare Buonamici. Come Beatrice Luzzi, ecco quale concorrente cerca di copiarla al Grande Fratello. Lei sta andando in una maniera. Questa cosa la sa fare bene. Jessica, se lei entra in sintonia con questa cosa, quella sta facendo una cosa. Lei è convinta che il percorso di Beatrice Luzzi sia quello che vuole fare lei e quindi va bene così. E, intelligentissima, io vorrei ragionare come lei, queste le parole di Luca. Ecco il video. Si avvicina a soli 7 anni alla musica grazie al padre e alla sorella, rispettivamente bassista e cantante. Nel 1998 forma con alcuni amici il gruppo degli Eta Beta, che nel 2000 diventeranno i Gazzosa. Prodotti da Caterina Caselli, approdano a Sanremo dove presentano il pezzo Stai con me, Forever, che vince nella sezione Nuove proposte. Con il tormentone www, Mi piaci tu conquistano i vertici delle classifiche. Poco dopo, Jessica intraprende la carriera solista e, nel 2005, torna sul palco di Sanremo per duettare con Marco Masini nel pezzo Il mondo dei sogni. Nel 2006 pubblica il primo singolo da solista, Un bacio senza fine. Nel 2013 partecipa al talent show The Voice of Italy. In seguito, partecipa a Ora o Mai più 2 condotto da Amadeus e a Tale e Quale Show. Poco dopo, Serena Bortone la sceglie come ospite fissa del programma pomeridiano di Rai 1, Oggi è un altro giorno, in cui si fa apprezzare per la sua simpatia e genuinità. Attualmente è single dopo la storia con un ragazzo trentenne lontano dal mondo dello spettacolo.